I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale hanno posto sotto sequestro in Versilia circa 6.000 prodotti tra giocattoli, accessori per l'abbigliamento, per l'elettronica e la telefonia potenzialmente pericolosi, posti in commercio in violazione del codice del consumo e delle direttive comunitarie. In particolare, i finanzieri del gruppo di Viareggio, nel corso di un controllo nei confronti di un esercizio commerciale con sede in centro, hanno rinvenuto sugli scaffali, pronti per essere venduti, decine di migliaia di prodotti pericolosi perché non conformi agli standard europei di sicurezza. Tra questi, giocattoli, mascherine, cover, smartwatch, caricabatterie e altri. Un'operazione che ancora una volta è finalizzata a tutelare la sicurezza del consumatore. Abbiamo posto sotto sequestro oltre 6.000 prodotti tra giocattoli, cover e accessori per l'elettronica e per la telefonia che erano privi di istruzioni, privi di indicazioni riguardanti la composizione dei materiali e quindi potenzialmente tossici e pericolosi per il consumatore. Al titolare dell'attività, un soggetto di origine cingalese, è stato elevato un verbale di accertamento per la successiva sanzione amministrativa che potrà arrivare fino a 35.000 euro da parte della Camera di Commercio, mentre i prodotti sono stati posti sotto sequestro. Le operazioni si intensificano nel periodo estivo, soprattutto per la presenza poi di turisti sul territorio della Versilia e sono frutto di un costante monitoraggio di esercizi commerciali e di ambulanti che vendono al dettaglio.